Il corpo carbonizzato della donna è stato trovato vicino all'ingresso dai vigili del fuoco, chiamati a spegnere l'inferno di fiamme sviluppatosi all'interno di quella villetta di Contrada Augelluzzi. Lì nella casa dove il figlio viveva da solo è morta la 71enne Cosima D'Amato, madre di Alberto Villani, 47enne di San Michele Salentino, accusato dell'omicidio volontario della donna e quindi di aver innescato dolosamente il rogo. Secondo quanto ricostruito, era stato proprio l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, a chiedere aiuto. A mezzanotte le fiamme, l'incendio, quindi l'allarme lanciato dal figlio della donna ai vigili del fuoco sul posto, insieme ai carabinieri che anche questa mattina stanno pattugliando la zona, evidentemente a caccia di indizi che possano confermare o meno quella che è stata la prima ricostruzione. La dinamica di quanto accaduto resta ancora un mistero, portato dai carabinieri nella caserma che ospita la compagnia di San Vito dei Normanni per essere ascoltato dal magistrato Alfredo Manca. Villani, difeso dall'avvocato di fiducia Bartolo Gagliani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sull'uomo, già noto alle forze dell'ordine e conosciuto in paese con il soprannome di Peppuccio, pesava un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa madre. Eppure, secondo quanto raccontato dai vicini, la donna, che viveva in un'altra casa in paese, si recava spesso dal figlio in zona, tutti li conoscevano. Succube. Succube di chi del figlio? Succube. Io non l'ho vista tante volte, però era proprio succube. Ma viveva qui la signora? No, viveva in paese, mi hanno detto. Però stava spesso qui. Era l'unica, credo, che venisse qui. A trovare il figlio? Sì. Che aveva problemi. Una persona strana, si sentiva urlare, poi cantava, poi urlava, poi suonava la musica a tutto volume. Lei era una brava persona? Eh? La signora era una brava persona? Non, sì. Signora.